Beh, questo programma piace perché è un insieme di tante cose. Io lo definisco che è un pochino il Portobello giovane, no? Dove vengono portate delle storie che incuriosiscono gli spettatori e anche oggetti che incuriosiscono appunto a casa. Però è un programma che fa fare delle domande, perché ognuno di noi a casa abbiamo un oggetto che ci fa pensare a qualcosa, un oggetto che ci è stato regalato, che abbiamo trovato o che abbiamo trovato così per caso. E tutti noi ci domandiamo quanto vale, e tutti i venditori che vengono qua sono obbligati a chiedere quanto vale. Ma io non sono un collezionista, non sono, come ho sempre detto, un accumulatore seriale. E gli oggetti che ho, non so se ho oggetti di valore affettivo sicuramente, però il valore affettivo non conta, conta solamente per me, quindi non credo di possedere oggetti di valore. Beh, da qua passa tutto, tutti, passano tutti, passano tutti i tipi di Italia, se si può dire così, dalla persona semplicissima alla persona altolocata, dall'oggetto banalissimo all'oggetto più curioso, all'oggetto più stravagante, all'oggetto più chic. Quindi ogni volta che arriva un venditore c'è la curiosità appunto di scoprire una storia, di scoprire la provenienza e il valore di quell'oggetto. Quindi da qua è passato di tutto. L'oggetto più stravagante, in solito non lo anticiperò mai, neppure sotto tortura, però ne passeranno proprio tanti e faranno anche tanto ridere alcuni. È una bella fascia, ma soprattutto una fascia abbastanza difficile, perché ci scontriamo con i TG, insomma, è una fascia difficile, però abbiamo preso tanto pubblico, e questo ci fa particolarmente soddisfazione. È una fascia dove le famiglie si riuniscono a casa, e quindi il nostro pubblico è fatto di tutte le età, dal bambino piccolo fino alla persona più anziana, e questo dà una soddisfazione enorme. Beh, perché guardare Cash or Trash, perché ci sono io, no scherzo, ma perché è una trasmissione che oltre a dare tanto divertimento, dà tante informazioni che sono molto culturali.